Italia-Germania, la partita forse più difficile in assoluto sia per noi che per loro. Per noi è scontato perché andiamo a giocare contro la squadra più forte del mondo, i campioni del mondo in carica, una squadra comunque che già dall'inizio sapevamo che sarebbe arrivata fino in fondo e saremmo noi a dover provare a non farli arrivare fino in fondo e non sarà affatto facile perché se vai a prendere singolarmente i giocatori della, della Germania sono tutti qualitativamente migliori rispetto ai nostri. Davvero si salvano veramente pochi calciatori al confronto. Poi ci saranno dei confronti importanti come i due migliori portieri al mondo e quelli che probabilmente in questo momento sono anche i due migliori centrali difensivi, e sto parlando di Bonucci per noi e Boateng per loro. Questo è stato il loro Euro 2016 fino adesso hanno dimostrato di essere in formissima, di non avere quasi davvero rivali nel panorama calcistico europeo. In questo europeo appunto sono i due centrali di difesa che più hanno dimostrato caratteristiche per Essere considerati i più forti in assoluto. Poi, se vogliamo andare al di fuori, vogliamo andare in Copa America, vogliamo andare al di fuori dell'Europa, probabilmente ci sono altri nomi che possono essere aggiunti, ma per questa competizione, ovviamente, sono loro due. E per la Germania non sarà facile perché, comunque, siamo la loro bestia nera, non ci hanno mai battuto in una competizione importante come il Mondiale d'Europa e non ci hanno mai mandato fuori in un confronto diretto. E infatti loro non stanno bene, non sono tranquilli. Sanno che fra tutte le squadre che c'erano, noi. Siamo probabilmente la squadra più difficile da andare ad affrontare e questo potrebbe essere un vantaggio per noi perché questa mentalità negativa che hanno nei nostri confronti potrebbe alla fine risultare decisiva. Però non montiamoci la testa, sappiamo che la Spagna è stata difficile, ma era umana. Aveva anche perso con la Croazia. La Germania deve ancora prendere gol. Eh, probabilmente è una finale anticipata e dopo questa finale la vincitrice andrà a affrontare con tutta probabilità la Francia. Quindi diciamo che adesso c'è solamente da godersi delle partite di altissimo livello. A livello di formazione non lo so. Perché De Rossi non si sa se sta recuperando o meno, magari un po' di pretattica da parte di Conte, da parte dello staff della nazionale, non si è capito bene. Ha svolto solamente parte della rifinitura. In caso non dovesse farcela, ci sarà Sturaro. Ma non importa che scendere in campo, l'importante è essere concentrati, andare in campo con la giusta grinta, la giusta determinazione, lo giusto, il giusto spirito. Ma siamo sicuri che con Antonio Conte in panchina tutte queste cose non mancheranno di sicuramente. Dai ragazzi, noi ci crediamo ancora una volta. Forza Azzurri.